Chiave corridoio centrale edificio principale. Chiave per aprire la serranda tagliafuoco del corridoio centrale al primo piano dell'edificio principale. Sì, sono ancora qui. Problemi? Ok. Ok, qua lasciamo tuttissimo aperto, ragazzi. Ricordate sempre di lasciare tutto aperto, che è meglio così. Ok. Perché si chiudono? Ah, questa qua si è chiusa perché naturalmente. Ok. Allora, qua possiamo aprire benissimo questa porta qua, visto che abbiamo le chiavi dell'aula di... No, l'aula di economia domestica, scusate, non è questa. Perché no? Abbiamo la chiave. Scusate, adesso mi viene a finire il dubbio. Ah no! Ah no! Mi sa che le abbiamo date a lei le chiavi dell'aula di economia domestica. Eh sì, quindi in automatico non abbiamo la chiave. Aia, 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 aia. Ok. Mi ricordavo di avercela invece. Allora, il bidello tra un po' apparirà tranquilli. Purtroppo, anzi, si romperà i coglioni per tutto il tempo, praticamente. Ma al momento non c'è ancora, per fortuna. Ecco appunto. Ecco qua. Come vedete, il bidello senza cappello e zoppica. Attenzione, che succede? Bisogna fare attenzione, ragazzi, al bidello. Purtroppo ci saranno molti punti morti dove mi sa tanto che ve li taglierò. Vediamo un attimo dove appunto dovrò in qualche maniera fare col bidello. Attenzione, la tipa ci ha salvato. Questo personaggio mi piace molto, ma peccato che non faccio questa run in questo video, cioè in questo gameplay. Punite, tu come la chiami? E tu questa la chiami punizione? Sembra pazza. Vediamo. Alla faccia. Gentilissimo proprio. No, non credo mi spiace, visto che devo per forza fare sta cosa qua dell'altra run. Lei gli dà fastidio, che tipo non ci ricordiamo. Ok, devo dare una cosa a Young, sto facendo delle commissioni. Sto facendo delle commissioni. Anche qua la triggeriamo, dai. Che domande intense, cavolo, non mi conosci neanche, mi chiedi se sono amici. O te, non preoccuparti, mi piace stare da solo. Eh sì. Eh già. Se il giocatore viene scoperto a bidello mentre questo effettua la sua ronda, verrà rincorso ostinatamente. Quando accendi le luci occorre, le possibilità di venire scoperto da bidello aumentano, perciò fai attenzione. Nei livelli medio e inferiori puoi verificare la posizione del bidello nelle sue vicinanze attraverso l'icona a forma di occhio. Vuol dire che il bidello è qua vicino. Io però ora devo fare una mossettina perché c'è un oggetto laggiù che mi serve. Faccio così. Preso. Aspettate, e faccio così. Ok, praticamente l'accendino è l'unica cosa che possiamo utilizzare per... Aspettate che non mi ricordo il tasto qual era. No. Non mi ricordo il tasto. Zaino. Seleziona backspace. No, non mi ricordo. C'è una maniera per accenderlo, l'accendino. Eccolo qua. Ok. Quindi adesso abbiamo il rompiballe di bidello a romperci.
Avviso nuova installazione. Per evitare la sostituzione continua di lucchetti e chiavi nella scuola, abbiamo acquistato un macchinario, una macchina per combinare e separare chiavi che si trovano nel laboratorio, che è quella che abbiamo visto prima. Chiediamo alla gestione strutture di istruire tutte le persone coinvolte all'uso e alla manutenzione della macchina. 1. Istruzione per la combinazione. Inserire due chiavi piccole nel piatto. Tirare la leva per combinare le chiavi. Non è possibile combinare una chiave che è già stata combinata. Istruzioni per la separazione. Inserire una chiave combinata nel piatto. Tirare la leva per separare la chiave. Le chiavi attualmente utilizzate per la cassetta della posta della scuola saranno sostituite con chiavi combinate. Grazie per l'attenzione. Ok. Peso da 5 kg. Da 5 grammi, scusate. Qua non possiamo aprire niente. Allora, qua sono tutte cose che non possiamo aprire. Documento. Albero fantasma. Mie Yon accelerò il passo verso l'aula. Il poco sole rimasto era completamente sparito e la scuola era avvolta dal buio. Mie Yon era arrabbiata con i suoi amici. L'avevano fermata mentre tornava a casa per parlare con lei, anche se era ancora occupata a pulire. Non si sono nemmeno offerti di aiutarla e l'hanno lasciata da sola quando non avevano più di che parlare. Questo mise a disagio Mie Yon, poiché il liceo era pieno di spaventose dicerie. A pareggiare le cose, oggi non c'erano studenti nei paraggi. Trovare l'eco dei suoi stessi passi piuttosto snervante. Trovava l'eco dei suoi passi piuttosto snervante. La sua ansia crebbe ancora di più quando vide l'albero nel vaso all'angolo del corridoio. Questa pianta apparteneva al suo insegnante di aula comune l'anno precedente. Le ricordava lui e quello che era successo quell'anno. Il suo insegnante di aula comune, il signor B, insegnava cinese. Era taciturno e magrolino, dall'aria triste. Non era molto amichevole. Non provava nemmeno a instaurare rapporti con gli studenti o coi colleghi. Mostrava però un interesse nell'accudire le sue piante. Si prendeva cura specialmente delle piante della sua aula, l'aula comune 3 anno 2. Teneva così tanto a quella pianta che la controllava durante ogni intervallo. Poi un giorno uno studente versò inavvertitamente del solvente chimico nell'albero preferito del signor B. L'aula diventò nera. L'albero diventò nero e tutto rinsecchito. Temendo le conseguenze del suo gesto, lo studente sostituì l'albero e decise di bruciare quello vecchio. Anche i suoi amici parteciparono al suo piano. Insieme misero la pianta morta nell'inceneritore e gli diedero fuoco. L'albero fu avvolto rapidamente dalle fiamme e cominciò a bruciare, producendo un tremendo fumo nero. Quando il fuoco si fece più intenso, si sentì un grido. Era come se l'albero in fiamme stesse urlando di dolore. Fu allora che Mr. B arrivò di corsa. Vedendo il suo albero preferito bruciare, uscì di senno. Prima che qualcuno potesse provare a farlo ragionare, si lanciò in mezzo alle fiamme, per stare vicino al suo albero preferito. Mr. B e l'albero furono entrambi avvolti dalle fiamme. Nel giro di pochi secondi, nessuno disse nulla, erano tutti sconvolti da quello a cui avevano appena assistito. In base alle testimonianze concordanti degli studenti presenti, la polizia decise che si trattava di suicidio spinto dal delirio. Quel giorno Mia Yon si trovava presso l'inceneritore, è per questo che la vista di una pianta a cui Mr. B teneva la faceva rabbrividire. Solitamente evitava di passare dove si trovava queste piante, e anche oggi non sarebbe passato di lì se non fosse stato così di fretta. Mia Yon stava cercando disperatamente di calmarsi, quando vide una luce accesa in una delle aule comuni vicino a lei. Sentì anche qualcuno muoversi lì dentro. Con la paura che aveva di essere rimasta sola al buio nell'edificio, era contenta di vedere che c'era qualcun altro nella scuola. Aprì di corsa la porta dell'aula, ma quello che vide era un uomo di schiena, di fronte a una pianta. Mia Yon rimase pietrificata dal terrore, quando si rese conto di ciò che aveva davanti. Qual era la sua aula comune dell'anno precedente? L'aula comune 3, anno 2. L'uomo si voltò lentamente verso Mie Yon. Reggeva il cadavere di un cane con l'addome squarciato, mentre l'altra mano era madida di sangue. Dietro di lui Mie Yon vide che i rami e le foglie erano coperti di sangue e organi. L'uomo si avvicinò lentamente a Mie Yon e disse: «Oh bene, ero giusto a corto di cibo per il mio albero». Attenzione, 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 ragazzi. Ok, quello non possiamo aprirlo. Ci sono cose qua, vediamo un po'. No? Allora, se state accovacciati, di solito il bidello non rompe troppo i coglioni e quindi si riesce anche tranquillamente a fare le cose. Ok, il bidello è laggiù, l'ho visto.
Diciamo che se non si allontana è meglio. Ok. Vedete il bidello che è lì davanti? Se se ne va è meglio. Perché altrimenti it's complicated. Ok. Documento. Modulo richiesta di manutenzione e infrastrutture. Modulo richiesta di manutenzione e infrastrutture. Presentata dal responsabile dell'ufficio insegnanti. Inviata al reparto di manutenzione e infrastrutture. Richiesta. C'è uno scricchiolio che proviene dal corridoio del terzo piano di fronte all'aula di musica dell'edificio. Principale 2. Sosteniamo che le assi di legno siano consumate. C'è il rischio che si spezzi completamente, mettendo in pericolo gli studenti. Urge che l'asse sia riparata il prima possibile. Ok. Qua, come vedete, c'è un'altra cosa, ma non possiamo ancora farci niente perché non abbiamo il codice. Il bidello è sempre qua in mezzo ai coglioni. Come vedete, lui tende molto ad andare in giro a rompere le balle. E voi dovete fare di tutto per far sì che lui non vi veda. Ok, c'è un oggetto di là. Un pennarello, eccolo qua, il terzo pennarello. Allora, una cosa importante, ragazzi, è che il bidello romperà i coglioni per tutto il tempo, quindi l'ideale sarà sempre riuscire un po' a gestirvelo. Romperà veramente tanto le palle, ve lo dico. Quindi l'ideale è andarsene bellamente. Allora, qua intanto possiamo metterci il sigillo, così togliamo il sigillo e ce ne appare un altro lì davanti. Intanto. Come prima cosa. Però questo sigillo qua, naturalmente, l'unica cosa che possiamo fare è questa. Il bidello penso sia andato su di sopra. Quindi adesso vediamo un attimo. Aspettate, sbaglio il tasto, sbaglio. Ok. Controllate sempre anche queste parti qua, perché spesso ci sono degli oggetti che magari non vedete. Il tasto. Ma perché sbaglio sempre sto cacchio di tasto? Ah, ok, la R, mi devo ricordare che è la R. Fate attenzione sempre al bidello, ragazzi, mi raccomando. Allora, io sono venuto qua perché c'è una lettera. Lettera d'amore, una dichiarazione d'amore scritta da una studentessa. Naturalmente non possiamo leggerla, purtroppo. Ok. Qua altre cose non ce ne sono. Apriamo qua bellamente. Naturalmente i rumori ce ne saranno una quintalata e mezza in sto gioco, vi avviso già, eh. Ok, l'ideale, come vi dicevo ragazzi, è sempre fare attenzione che il bidello non sia nei paraggi e poi fatevi i cazzi vostri bellamente. Una donna chiusa nell'armadio. Tyone era nuovamente in punizione. Era stato costretto a scrivere un saggio di scuse per aver picchiato qualcuno quello stesso pomeriggio. Per Tyone il problema consisteva nell'essere l'unico ad aver ricevuto la punizione. Sosteneva che il ragazzo con il quale aveva litigato provenisse da una famiglia benestante. Tyone sapeva che il coordinatore del corpo insegnanti era abbastanza corrotto da poter accettare una mazzetta. Giorno sfortunato, pensò. Aveva scritto così tanto che credeva che il braccio gli sarebbe caduto. Per completare il quadro, era ancora dolorante per via della scazzottata.
L'altro studente era riuscito a batterlo onestamente, così aveva preso una scopa e aveva iniziato a colpirlo. Fu proprio nel momento in cui Taeon gli tolse la scopa che apparve il coordinatore. Per questo motivo Taeon finì per essere ulteriormente pestato. Pensare a tutto quello che era successo lo fece infuriare nuovamente. Egli provò a calmarsi e si convinse che avrebbe picchiato di nuovo il ragazzo non appena questo sarebbe arrivato a scuola. Il giorno dopo, improvvisamente sentì sferragliare nell'armadio dietro di lui. Sembrava come se un topo vi fosse rimasto intrappolato. Dato che l'edificio era molto vecchio, non era raro trovare dei topi dentro la scuola. Provò a ignorarlo e a concentrarsi sul suo saggio, ma i rumori continuavano. Già piuttosto agitato, Taeon spalancò violentemente le ante dell'armadio. Quello che vi trovò dentro non era un topo. Girava voce che la testa di un fantasma fosse stata vista svolazzare fuori da quell'armadio. Si diceva pure che alcuni studenti maschi vi fossero stati ritrovati dentro, con i corpi straziati e spappolati. Gli insegnanti avevano cercato di contenere le voci, ma quel tipo di storia si diffondeva a macchia d'olio. Secondo le voci, la scuola era stata usata come campo di concentramento per prigionieri politici durante l'occupazione. Molte persone erano morte lì dopo essere state torturate con il disonore di essere marchiate come traditrici. In mezzo a queste anime torturate vi era una donna che era stata arrestata durante la guerra, al posto del marito accusato di diserzione. La donna era stata torturata brutalmente affinché rivelasse il nascondiglio del marito, ma rimase in silenzio. Alla fine venne rinchiusa in un armadio creato appositamente in modo che la vittima non potesse né sdraiarsi né sedersi. Morì lentamente e agonizzante, impossibilitata a muoversi. Fu dopo che la guerra finì che il suo cadavere venne rinvenuto. Si dice che abbia fatto fatica a mettere il suo corpo nella bara, per via del collo e delle ginocchia piegati rigidamente in posizioni bizzarre. Gli studenti credono che il suo fantasma vaghi ancora tra le mura della scuola. Si dice che se apre un armadio di notte, la sua testa, attorcigliata, faccia capolino per reclamare la prossima vittima. Attenzione, ragazzi, attenzione. Attenzione, ragazzi, attenzione. È bello crudo sto gioco, va, ragazzi, bello, bello crudo. Io controllo anche che non ci sia niente qua. Sedativo, perfetto. Siamo tra l'altro nell'aula di... Nella sala registrazione. Ok. Vabbè, qua tecnicamente si potrebbe anche accendere tecnicamente. Attenzione, ragazzi. Là c'è del sangue intanto. Qua. Si possono aprire qua le cose? Vediamo. Ok, qua niente. Qua niente, prendiamo qua. Quaderno insanguinato, un quaderno di matematica macchiato di sangue. E qua ci sono tipo delle mani. Un altro disegno. La farfalla ha le ali a forma di corpo umano. Ah sì, di persone, è vero. Non ci ho fatto caso. Ok. Boh, qua altre cose, ragazzi, non mi dà nient'altro, quindi va bene così. Naturalmente ci sono delle mani insanguinate, ma non fa facciamo finta di niente. Ok, Mr. Bidelhausen è lontano, dovrebbe essere, spero. Quindi direi che noi possiamo tranquillamente provare a... Allora, qua c'è intanto un'altra pianta. E qua c'è un altro orologio. Là dietro però c'è qualcosa, fermi tutti. Lo vedete anche voi? Ok, qua non si vede niente. Ma là sopra però... Io vedo un foglio qua in mezzo. Però non possiamo toccare niente in realtà. Madonna, come cigola sto affare. Allora, il bidello non mi sembra di vederlo, di là. Iniziamo già col fantasma.
Questa è la sua aula comune, la 2-8. Allora, ragazzi, c'è un piccolo problema che non vi ho detto. Purtroppo, spesso ci sarà anche un piccolo spaventino che ci prenderemo di un fantasma che spaccherà i coglioni per tutto il tempo. E bisogna fare veramente attenzione a dove cazzo è la stronzona. Lo vedremo arrivare, però purtroppo sarà una di quelle paure abbastanza bastarde. Specialmente se le becchiamo. È un fantasma. Però è veramente bastardo sto fantasma. Cioè, più che altro ti fai prendere i butti. Ok, qua sembra tornato normale. Sembra. Io direi di fare anche un salvataggino, va? Così siamo tranquilli. Ok, guardiamo per bene tutto, ragazzi, come al solito. Il bidello potrebbe essere ovunque, vi avviso già. Quindi... Tra l'altro c'è tipo un fantasma che mi hanno detto che è veramente bello tosto, che si trova anche nei bagni, se non erro. Però io non sono mai riuscito a trovarlo. Perché questo qua non si... La moneta l'ho presa? Non lo so. Che veramente ti fa cacare in mano quello lì nei bagni. Ma non l'ho mai trovato io, sinceramente. Sì, lo so, adesso abbiamo acceso, quindi potrei anche far finta di niente, però... Vabbè. Qua l'hanno proprio scaraventata via la porta. Controllate sempre tutto. Basta un attimo per controllare. Magari non quando c'è il bidello, però se potete controllate tutto. Perché il bidello è veramente uno scassapalle quando si trova. Troia. Cioè, nonostante io l'abbia già giocato sto gioco qua, mi cago lo stesso in mano, qua era bello. Biglietto della cassetta della posta del bidello. Guardi, signor Son, ho chiuso temporaneamente a chiave l'ingresso dell'atrio del secondo piano, poiché alcuni ragazzi continuano a intrufolarsi nel passaggio dell'auditorium, che è stato chiuso. Se le serve la chiave, può trovarla nella cassetta delle chiavi dell'ufficio principale. Ho lasciato la password nella cassetta degli attrezzi che usiamo sempre. Ok. Di qua non possiamo andarci, quindi dobbiamo tornare indietro, ragazzi. E naturalmente adesso beccheremo il bidello. Sarebbe bello non beccarlo subito, però... È improponibile non beccare il bidello in continuazione. Tutte queste porte non si aprono, quindi non sto neanche a riguardarvele. Lo so già. Il Bidelhausen. Ah, questa porta qua non si apre. Così che voi le sappiate. Ok, il bidello è sicuramente sotto. Esatto. Ok. Vai dentro di là. Chiudi la porta. C'ha delle chiavi enormi il bidello, ve lo dico, ragazzi. Ah, cercate anche di non stare troppo fermi, perché altrimenti... Ok, ottimo.
Ci potrebbe essere qualcuno che rompe i coglioni. Non vi dico nient'altro. Vai, vai, vai. Ok. Allora, diciamo che il bidello stiamo riuscendo abbastanza a gaffarlo per il momento. Abbastanza. Se camminate di solito vi sente pochissimo, cioè è proprio difficile che vi senta, però può capitare, quindi fate molta attenzione. Scusate se non corro, ma ve l'ho detto, preferisco non farmi beccare dal bidello se possibile. Anche perché è bastardo quel bidello lì. Ok, qua corriamo, vaffanculo. Allora, c'era scritto che dobbiamo andare nella cassetta degli attrezzi e prendere qua il codice. Cassetta degli attrezzi. Cintura portatrezzi. Una cintura portatrezzi da operare. Contiene cacciaviti di varie dimensioni. Ma il codice, dove cazzo era là? 6243. Eccolo qua. Ok. Fatemi solo ricordare che cos'è che dobbiamo fare. Aspettate. Secondo piano, perché alcuni ragazzi. Nella cassetta delle chiavi dell'ufficio principale. Ah sì, ok, l'ufficio principale, ho capito dov'è. Ok, vai, vai, vai. Il bidello se vi colpisce vi dà delle sprangate, ragazzi, quindi fate attenzione al bidello. Cioè, più che altro vi fa perdere vita, vi fa perdere. Dove cazzo è il bidello? Vai, vai, vai. Perfetto. Non so dove cazzo fosse il bidello, ma fanculo il bidello pure. Ricordiamo il numero, un secondo. 6243. Ah, già, giusto. 6243. Aspettate che guardiamo. Adesso guardiamo tutto, eh. Vai giù, vai giù. Allora, no, documenti, zaino. Allora, abbiamo trovato la chiave passaggio di torno in edificio principale 1, che è quello su di sopra. Chiave che apre porta di ferro che conduce al passaggio dell'auditorium dell'edificio principale 1. Ok. E chiave piccola colorata di rosso sembra che si possa combinare con altre chiavi. Quindi questa qua sicuramente dovremmo utilizzarla con altre chiavi. Ok. Non so dove sia il bidello. Quindi come al solito facciamo attenzione. Fidatevi che la prima run io ho fatto molto più fatica di adesso. Ma perché adesso è ancora blanda l'acqua la situazione, ragazzi. Il bidello si sta facendo vedere veramente poco, ma semplicemente perché più o meno so come gaffarlo e quindi se vado piano non ci rompe troppo il cazzo. Però non è mai così facile. Ecco, infatti il bidello è qua. Entra qua, entra qua. E infatti, eccolo lì. Adesso ci chiuderà la porta. Ah, lui chiude le porte praticamente, ragazzi. Guarda dentro. Ok. Vattene a fanculo, bidello.
Ok, come vedete ha chiuso la porta. Se se ne va giù di sotto siamo a cavallo. Perfetto. Ottimo. Perfettissimo, ragazzi. Minchia, stiamo andando benissimo. Il bidello veramente non è facile da non beccarlo, però se si riesce si fa veramente veloce le cose. Basta solo aspettare che faccia un altro giro, praticamente. Ok, via. Via, 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 che qua. Ok. Chiave. Ottimo, ragazzi. Abbiamo aperto anche questa parte qua. Vediamo qua se c'è qualcosa di interessante. Cose varie, non c'è un piffero qua, ma al solito. Prima o poi capirò il perché abbiano messo quelle cose lì, perché boh, vabbè. Ok. Ah, attenzione ragazzi. Eccala. È inquietante, ragazzi, o no? Porco Giuda. Va bene. Durante la partita puoi creare delle raccolte accumulando ogni tipo di storia di fantasmi e imbattendoti in alcuni di essi. Completando il gioco puoi accumulare diversi finali. Controlla gli oggetti che hai raccolto e l'avanzamento dei tuoi progressi in schermata principale e elenco raccolte. Schermata principale. Ah, in quell'altro, ok. Stavo dicendo. Allora, intanto qua c'è un oggetto, che è un'altra chiave, c'è un'altra moneta. C'è un crisantemo lasciato per qualcuno. Ed era la tipa probabilmente morta. Ok. Il disegno di una gabbia per uccelli. Non c'è nessun uccello dentro. Ok. Qua non vedo nient'altro. Allora, qua possiamo entrarci. Ora, io entro qua. Guardate cosa succede, eh. La porta del tunnel è chiusa a chiave. E naturalmente si chiude la porta. Quindi scappate. Alla stragrande, scappate, ragazzi. Perché qua non si sa mai che cazzo succeda. E da ora fate attenzione perché potrebbe arrivare di tutto e di più.